Bene, signore e signori, ladies and gentlemen, come potete vedere ci stiamo dirigendo verso come dire, non un ennesimo spreco pubblico, un'ennesima volta che lo diciamo di spreco pubblico, di denaro, ovviamente. Ecco, come potete vedere, Catanazza, una vena vene. Queste sono strutture pubbliche. Purtroppo sono pubbliche, non sono nostre, sono pubbliche. Capito qual è il paradosso? Il paradosso gelese, soprattutto per chi gela, è il paradosso dei paradossi. Bene, proseguiamo. Ecco, ah, ma guarda! Ah, ma è aperto! Non lo sapevo, pensavo che era chiuso. Sì, c'è l'entrata. Va bene, allora andiamo a vedere questo dirottamento. Ovviamente, ragazzi, non emulateci, perché noi siamo esperti, bastate stava cadendo. Ecco, guardate già solo l'atmosfera. Minchia, dice, ma caso futtero palco o mamma mia, io qua mi sto tramutando. Perché vedete, vi faccio, questi sono dove poggiavano i piedi del palco. Vedete qua i piedi del palco, questi erano. Cioè, io mi sto tramutando. Perché scusa, che motivo c'è di smontare un palco che ancora si deve inaugurare? Ecco, qua pure c'era la struttura in ferro simile a quella cosa lì. Guarda, ci sono dei resti, vi faccio una zoomata perché Maserdia Traser, che proprio mi duole il cuore. Guardate, qui c'era un palco. Vedete qua, tutto distrutto, depravato. Qua c'erano delle sedie simili a quelle. E secondo me, qua piano piano, su Sciano Smundanno, Vince, può essere. Abbiamo fatto lo scoop. Abbiamo uno scoop praticamente. Sono stati rubati. Se ora l'amministrazione ci deve dare spiegazioni. I cosi rombano i possoni. Questo sì è vero, i cosi rombano i possoni. Però i possoni rombono perché non le sentono proprie. Capito? Amministrazione. Dato che se di quando parlo con te, fa so. Quando parlo con te, parlo con tutte, viaggio. Guarda, da lì. Ma tu c'è su Sanci. Ancora, e ora come vedono il video, qua c'è Renato, questi nuovissimi sono, c'è Same. Come ora vedono il video, si vengono a pigliare. Intanto, ci dovete dire se è davvero ci cose foro smundate o si stanno futtendo piano piano. Perché qua c'era un palco. Bene, io avevo preso un appunto, dicevo. Ora vediamo di seguire gli appunti e vediamo come viene questa registrazione. Allora, spreco denaro pubblico Mondelungo, e come vedete, l'avete visto, spreco denaro pubblico, che viene dato ad associazioni. Nel passato è stato dato ad associazioni che non hanno mai fatto funzionare, dove queste associazioni erano numero, capite, numero, erano assai persone, e nessuno ha mai fatto funzionare. Ma perché? E ve lo spiego io perché. Allora, se il teatro è una cosa strana, allora se tu prendi ad Anna Ox e la porti qua, riempi il teatro. Ma la prossima volta che fai? Che fai? Devi chiamare a Bonovox per riempire il teatro? No, ci vuole qualcuno che fa teatro, uno che la capisce. Perché ora come ora io non so, manco Vincenzo lo sa, a chi è questo palco, di chi è? Di chi è questo Mondelungo? Non si sa più. Mango, dopo minchia è. Cioè, io ho sentito dire i parrina. Dai, vabbè. Signor sindaco Angelo Fasulo. Cottialla, sì, la stessa non tagliare più il palco, condeccelo. Usaccio che il palco è di Pino Federico, lo so, ma ce l'ha dire io a Pino Federico, ce lo dici tu. Dobbiamo fare le feste a gratis, a basso costo, non volemmo soldi. Com'è? O amma a fare i pesce gratis a Peppe Grillo, camma comuna! Perché tanto non vi vota nessuno, nessuno vi vota più, nessuno! Tu pensa che stanno fando una sezione elettorale particolare, specifica per i non votanti? E io l'appoggerò, io, l'orgoglio di essere gelese! Ha sapivo tu sta cosa? Ah, e non lo so se ha sapivo tu sta cosa. Vattene a piccadille e vedi, parli con gli anziani, con le persone devi parlare. Non a televisione. Ah, questo paese che ha tanto bisogno. Sempre stessa parola. Devi andare in mezzo alle persone. Va bene, scusate signori, questo sfogamento, ma proprio è che
c'ho la minchia piena, cioè non è che con questo sfogamento si sta svuotando, non si svuota, è ancora piena. È molto capiente, sindaco, capito? Non è che ce l'ho con te come persona fasullo, ce l'ho con te come persona sindaco. Non te la devi prendere, che poi mi scancelli l'amicizia e mi spalmi su Facebook. Dai, guarda, guarda qua, guarda che cazzo state combinando, guarda, guarda lì, guarda cosa c'è. Se questo non è spreco di denaro pubblico, ammondi, che ci devo mandare io del sito quello dove si fanno le segnalazioni? Il video ci mando questo, spreco di denaro pubblico, e vediamo che dice, eh? Vabbè, e basta, dai, che volemmo fare? Vorrei farvi vedere il panorama del mare, però sinceramente ma se zia camminare, perché ora abbiamo un appuntamento con i ragazzi del Movimento 5 Stelle Gela. Ora c'è una menzogna. Signor sindaco, a lei la gli studio e buona fortuna, perché tanto non vi vota nessuno, nessuno vi vota più, nessuno. Come Pino Federico Sedemise? Pino Federico Sedemise? Ma ecco c'è chiuda! Come?